Il processo di stima degli immobili deve essere affidabile e i periti devono essere competenti e indipendenti nel processo di sottoscrizione al credito. Il sotteso di questo tema è il grande problema degli NPL, i non performing loans, quei crediti inesigibili costituiti prevalentemente da alloggi che pesano nel bilancio delle banche e lo inquinano fino a causare le perdite e i problemi che abbiamo sotto gli occhi ormai quotidianamente nei telegiornali. Sì, credo che sia arrivato il momento veramente di mettere mano a un settore che è importantissimo, che è tra l'altro il patrimonio immobiliare, è il patrimonio del 50% dei nostri cittadini, quindi su quello non possiamo più avere dei tentennamenti, in modo particolare il settore dei mutui, e questo grosso problema che riguarda le banche in modo assoluto, ma riguarda anche il mercato che è sta soffrendo pesantemente. È ora di metterci mano seriamente, e bisogna rivedere questo settore, rivederlo e riportarlo a un concetto assoluto di professionalità. È proprio così, si sta passando da due mondi completamente differenti, da un mondo in cui non c'erano delle regole a un mondo in cui ci sono le regole. Regole volute dall'Europa, quindi è un modo di valutare l'immobile a livello europeo, perché il decreto 72 dell'aprile del 2016 ha recepito la direttiva europea 17 del 2014, laddove all'articolo 19 viene disciplinata la valutazione immobiliare su tre principi sostanzialmente: sull'affidabilità delle perizie, quindi il valore di mercato deve essere affidabile per la banca, sul tema della competitività del professionista e sull'indipendenza. Sicuramente, coinvolge sicuramente tutti, è un mondo che si sta completamente trasformando, basta ricordare che il Ministero di Giustizia sta mettendo in moto il portale per le vendite giudiziarie per risolvere il problema del non performing loan, quindi tutto il mondo si sta riammodernando e sta andando appunto verso la precisione. Speriamo di riuscirci in questo passaggio, perché è un passaggio abbastanza importante per dare certezza e garanzia di processi finanziari. È complicato se si può fare questo lavoro correttamente rispettando le normative, e non sempre questa cosa è possibile realizzarla in alcune banche. Diciamo, io sono molto fortunato perché sono stato libero e indipendente di poter evolvere la nostra attività. Io dirigo l'ufficio perizia per quanto riguarda le stime corporate business, non quelle retail che è stata concessa in outsourcing. Per questo tipo di stime è molto importante rispettare gli standard internazionali che sono nati nell'81 a Londra, e in Italia sì, era un oggetto sconosciuto fino al 2000, quando la Tecnoborsa ha fatto uscire il libro di Simonotti, la valutazione immobiliare secondo gli standard attuali. E poi nel 2010 le linee guida ABI, di cui anch'io sono stato, diciamo così, consulente nel tavolo delle banche, e finalmente questi standard si sono conosciuti, perché in Italia si facevano ancora, ma si fanno tuttora, le stime con la comparazione monoparametrica, cioè il tecchio decide un parametro unitario così, sulla base di un range, una forbice abbastanza ampia, senza nessuna giustificazione, quindi la perizia non è riesaminabile. Per essere compliance con gli standard internazionali, la perizia deve essere riesaminabile, quindi la comparazione si fa con prezzi reali di vendita e non con offerte o cose di questo genere, e così tutti gli altri criteri estimativi. Il tema del mio intervento, in considerazione della mia provenienza, è un tema giuridico, cioè di capire come questi tipi di valutazioni incidono proprio sulla capacità delle banche di erogare i mutui, quindi in chiave fisiologica ma anche patologica. Sì, questo, come dire, è una disposizione, un input che ci deriva fortemente dall'Europa, ma già in sede associativa, questa credo che sia la casa dell'ABI, e io ricordo che abbiamo fatto tanti tavoli anche in collaborazione con gli ordini, tra cui il Consiglio Nazionale appunto dei Geometri, proprio per
divenire in Italia a best practice nella valutazione dei crediti immobiliari, che sicuramente incidono sui bilanci bancari. I bilanci bancari in questo momento si fanno sulle valutazioni dei crediti deteriorati, che sono recuperati se e in quanto ci sono degli asset sottostanti performanti, e gli unici asset performanti nel settore, questo ve lo dico in base ad una mia esperienza 25ennale nel credito fondiario, sono proprio gli immobili. Quindi una corretta, prioritaria valutazione degli immobili è decisiva proprio per il credito bancario. Beh, sicuramente non è facile farlo capire agli esperti stimatori, però il Tribunale di Vicenza abbiamo cercato di fargli capire quanto sia importante per esempio fare la valutazione con gli standard internazionali, ma è un concetto che fatica un po' a penetrare e in realtà è basilare, perché se tutto il mondo si muove in una certa direzione, in un certo modo, non è che il Tribunale può stare nella sua torre eburnea e muoversi a modo suo. E la valutazione è fondamentale, così come è fondamentale rendere accessibile peraltro questo mercato anche a questi soggetti. In ambito fallimentare è più facile perché c'è una maggiore agilità, il curatore è molto più libero sotto la vigilanza del giudice delegato di operare nel modo che ritiene di più opportuno e anche quindi di seguire un po' le logiche del mercato. Nell'esecuzione ancora questo passo non è stato fatto e secondo me è quello che sarebbe il vero passo per far marciare bene anche le esecuzioni. Dal 2008, sostanzialmente, da quella che è la crisi economico-finanziaria che tutti ben conosciamo, è diventato centrale determinare il collaterale, il valore del collateral, ai fini di conoscere quelli che sono appunto i valori delle garanzie che sono per la banca fondamentali per poter poi cartolarizzare o fare operazioni di finanza strutturata per fare funding. Oggi finalmente si pongono le basi per avere anche, diciamo, dal punto di vista qualitativo dei rapporti stimativi che siano coerenti e che siano rappresentativi dell'effettivo valore. Questo a garanzia ovviamente di tutta la filiera, ma a garanzia in effetti della stabilità e della solidità del sistema bancario e finanziario nazionale, direi anche internazionale. Lavoriamo molto appunto su cercare di creare una base comune di dati, di conoscenza e di informazione che possa servire a tutti gli operatori, diciamo sopra la quale poi ognuno possa costruire il proprio business, le proprie competenze, la propria professionalità, quindi una sorta anche di condivisione di un comune denominatore che parta dall'informazione condivisa. Sì, senza addentrarci poi adesso troppo sul tema della valutazione, che ovviamente è anche lasciato poi a operatori che hanno una specializzazione di settore, a noi interessa anche cercare di mettere dei punti fermi su quelle, come ha detto lei, che possono essere un po' le definizioni di una serie di situazioni. Mi riferisco per esempio, quando si parla di esecuzioni immobiliari, di aste, di fallimenti, si può fare grossa confusione se non si precisa che cosa si intende. Quindi un'asta che cos'è? È un fallimento? È un'esecuzione? Si tratta di più lotti o si va ad intendere una sola procedura che ha all'interno una serie di lotti diversi? Quindi riuscire a dare anche un po' di chiarezza nelle definizioni, così che tutti possano utilizzare le stesse informazioni, come dicevo prima, sulle quali poi costruire effettivamente le proprie elaborazioni. Ecco. Esatto, partiamo proprio da quel punto per cercare di portare anche un'evoluzione sul tema importante attualmente molto, molto sentito, che è quello della valutazione degli immobili, non solo che vanno a coprire i finanziamenti performing, ma anche per esempio gli immobili che vanno a garantire finanziamenti che si trovano in difficoltà, cioè quelle che vengono considerate o chiamate sofferenze. Quando utilizziamo dei standard internazionali, non utilizziamo solo gli standard nazionali, possiamo trovare degli investitori che si possono trovare nella loro logica di investimento. Quando troviamo invece le nostre forme di valutazione diciamo nazionali, avremo sempre la difficoltà di trovare un investitore che ci dà una mano.